In base alla tradizione, Tarquinio il Superbo, ultimo dei sette re di Roma, sarebbe stato cacciato da una rivolta nel 509 a.C., fatto dopo il quale fu instaurata la Repubblica. L'esercito e il popolo avrebbero reagito all'oltraggio subito da Lucrezia, nobile matrona moglie di Lucio Collatino, alla quale Sesto Tarquinio, figlio del re, avrebbe usato violenza per essersi invaghito di lei. Lo storico Tito Livio nel primo libro della sua opera racconta il fatto, avvenuto durante la guerra contro la città di Ardea. Sesto e altri giovani nobili parlavano una notte di donne e ciascuno si vantava delle virtù della propria moglie. Andati a casa di ognuno di loro per controllarne la condotta, solo Lucrezia, sposa di Lucio Collatino, fu trovata intenta a filare la lana, suscitando le odiose pulsioni del figlio del tiranno. Nonostante fosse notte fonda, Lucrezia era seduta nel centro della casa e stava lavorando la lana, insieme alle serve anche loro indaffarate. Fu allora che Sesto Tarquinio, provocato non solo dalla bellezza ma dalla castità di Lucrezia, fu preso dalla insana smania di averla a tutti i costi. Sesto tornò pochi giorni dopo a casa di Lucrezia e fu accolto come gradito ospite. Durante la notte si introdusse nella camera della donna, approfittando dell'assenza del marito, e la minacciò di morte se non avesse ceduto ai suoi desideri. Poiché Lucrezia resisteva, l'uomo disse che l'avrebbe uccisa e lasciata accanto al cadavere di un servo nudo, per far credere che fosse un'adultera. Atterrita da una simile prospettiva, la poveretta lasciò che l'altro la violentasse. Quando Sesto se ne fu andato, Lucrezia mandò a chiamare il padre e il marito Collatino, ai quali confessò l'accaduto tra le lacrime implorando vendetta. A nulla servirono le rassicurazioni dei due uomini, poiché la donna, sconvolta, si uccise con un pugnale per la vergogna. È ancora Livio a riferire questi dettagli. Da oggi in poi, più nessuna donna, dopo l'esempio di Lucrezia, vivrà nel disonore, e afferrato il coltello che teneva nascosto sotto la veste, se lo piantò nel cuore piegandosi sulla ferita cadde a terra esanime tra le urla del marito e del padre. L'atroce episodio suscitò un'ondata di sdegno tra il popolo contro il re Tarquinio il Superbo, già odiato per aver costretto i romani a massacranti lavori di scavo per realizzare una fognatura. Fu soprattutto Lucio Giunio Bruto a eccitare la plebe con un discorso infuocato, sobillando anche l'esercito a ribellarsi contro il tiranno. La rivolta divampò violentissima e il re non riuscì a reprimerla, venendo costretto a lasciare Roma in esilio e a rifugiarsi nella città etrusca di Cere. Fu quindi posta fine alla monarchia e istituita la Repubblica, con Bruto e Collatino eletti come i primi due consoli. Nonostante la rielaborazione leggendaria, l'episodio ha probabilmente una base storica, e Bruto pare essere realmente esistito, mentre la violenza a Lucrezia riflette forse gli abusi compiuti dalla monarchia dei Tarquini ai danni della nobiltà. Interessante la figura di Lucrezia, presentata come donna assolutamente virtuosa e desiderosa di proteggere il proprio onore, a costo di uccidersi pur essendo innocente. Lo stesso Tito Livio la descrive come casta e pudica, intenta ad opere femminili mentre le altre donne sono impegnate in banchetti. La classica matrona le cui virtù principali sono la modestia e la pudicizia. Ovviamente questo quadro riflette la società romana del tempo, rigidamente patriarcale e in cui le donne erano relegate in una posizione marginale, in ambito per lo più domestico. La storia di Lucrezia ha ispirato moltissimi artisti di ogni epoca e cultura, tra cui Tiziano, Paolo Veronese, Artemisia Gentileschi e Rubens, per citare solo i più noti. Anche lo scrittore Vittorio Alfieri nel 1787 ambienta la tragedia Bruto I a Roma, subito dopo la morte di Lucrezia, con Giunio Bruto impegnato a vendicarne l'onore rovesciando Tarquinio il Superbo. L'opera riflette le idee politiche dell'autore, con un evidente riferimento ai fermenti rivoluzionari dell'epoca e alla sua personale avversione per ogni forma di tirannide.